che stavo impegnato ieri sera e quindi vabbè. Però c'è qualcuno che come me non aveva nessun interesse nella partita di ieri sera tra Italia e Argentina. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video. Iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Veramente un rapidissimo commento perché non è che ci sia molto da dire, insomma. Ieri sera è successo quello che è successo, quello che avete visto tutti, perché io non l'ho vista la partita. Ma già prima dell'inizio del match, ma già quando feci il video, tra virgolette, sfogo, quando uscimmo con la Macedonia ai playoff, a marzo, che sembra passata una vita, io dissi, cioè, io non riuscirò a riprendermi prima dei mondiali, cioè, passati i mondiali, forse poi ok. Si metabolizzerà, ma io fino ai mondiali non riuscirò a riprendermi. Io in questo momento odio la nazionale. È più forte di me, cioè non... Ma la odio in che senso? Nel senso che non riesco a guardarla perché è come se non avessi stimoli proprio. Non avessi stimoli, non ho la voglia di vederla. È una cosa più forte di me. È una cosa più forte di me. La partita di ieri sera, sì. Se avessimo vinto questa coppa, la finalissima fra appunto Italia vincitrice dell'Europeo e Argentina vincitrice della Coppa America, sì, io avrei detto, ah, ok, yeah, così proprio l'avrei fatto, basta, niente di più, niente di meno, niente di più. Perché proprio non ho entusiasmo, non ho entusiasmo. Vi prego, fa che ci sia anche qualcun altro che la pensi come me, che è come me, che è nella stessa situazione mia. Però, cioè, poi tu, oltretutto, ok, non hai entusiasmo, però magari una grande prestazione ieri sera ti portate a casa la Coppa. Dici, dai, è una sbandata quella della non qualificazione che, come dissi a suo tempo, però cancella, almeno in parte, cancella la vittoria dell'Europeo. Perché tu non qualificarti per 2 anni consecutivi, per 2 edizioni consecutive, scusate, al mondiale è una roba vergognosa per una squadra che ne ha vinti 4 e che un tempo eravamo, non so cosa eravamo, cioè sicuramente non quelli di adesso. Ma dopo che tu vinci un europeo, ma come fai a crollare in questo modo? Sì, all'inizio può esserci magari un po' di flessione, un po' di rilassamento, ma ti devi riprendere poi, ti devi riprendere, cioè no, non puoi crollare così, ma pure ieri sera. Boh, Argentina, che tu vai a guardare l'attacco dell'Argentina, vedi certi tipi di giocatori, vai a guardare l'attacco nostro, dici ma veramente, ma dove vogliamo andare? Tasso tecnico infinitamente più alto e si è visto perché poi ti hanno messo i piedi in testa letteralmente, 3-0 nettissimo, Chiellini che avrebbe meritato insomma una partita d'addio in azzurro migliore dopo tutto questo periodo di merda. Sì, ok, che ha vinto l'Europeo, un grande trofeo, eccetera, eccetera, ma quest'ultimo periodo è stato abominevole, abominevole. Cioè tu, meno di un anno fa, anzi vabbè sì, meno di un anno fa iniziava l'Europeo, sì. Praticamente, no, un anno fa iniziava l'Europa. Vabbè, che cosa sto dicendo? Mi sto confondendo, però chi se ne frega, insomma. Però, boh, una roba assurda. Quindi, semplicemente questo volevo dire. Semplicemente questo. E ditemi cosa ne pensate voi, ma io non ho entusiasmo. E ora inizia anche la Nations League in un girone del K, passatemi il termine, con Germania, Inghilterra ed Ungheria, che se giochi così ti mettono non i piedi, non solo i piedi in testa. Pure qualcos'altro in faccia, admettono, l'avete capito tutti, penso. Quindi datemi una svegliata e io, ripeto, per quanto mi riguarda, forse dopo il mondiale riuscirò a riprendermi perché dico, ok, dai, accantonato il mondiale, ora si rinizia, iniziamo a guardare avanti, ma ora il dolore è troppo grande, troppo, troppo grande. Quindi ditemi la vostra nei commenti, iscrivetevi, campanella, mi piace e... buon proseguimento di giornata a tutti, ragazzi.